Dopo cos'è? Qui aria compressa, per esempio mi riparo tutte le carabine aria compressa, qui di fiere, di sacco il compressore qui. E magari una curiosità, ma funziona o non funziona che carabine ha di solito? Sì, centrale, centrale non mi fa mai centrale. Qualche centrami un poco perché è un carro che tira vento. Uno spara, vede che tira sotto e l'alza un momento, tira più alto e ora è ma se non ero inese mai a posto proprio perfetto. No, no, questo è qua no. Tira è andato sui 3 metri, 4 di cui tira. E ora uno se fa già, altrimenti portaria via tutti i cosi, no? Le portaria a bottiglia, via via il trigo, era riso che via via. Sì. E lì a riparare le carabine, dopo che segnava sul calcio, non sai che. Quando andava a fiera saliva quelli che tirava dritto. Che fregava il marito 3 bottiglie e poi mi faceva scappare. Ma via più alto campione dei mettiti adesso. E riso sapere. Io parlo di riso solo che mi riparo qua, non sono nessuno che ripara qua. Che ne si in Friuli uno che fa qualcosa ma poco. E qua gli fa a Sesto San Giovanni a Milano gli fa ste. Come che marca sì? E se le Mangolini, queste qua, le Mangolini. Se non che ci abbiamo le mani in fabbrica, ma mandare in fabbrica gli tiene da tanti giorni. E con di più io tolgo un sacco di soldi. Ma se io una parcella quindi se mi aire, cosa hai dato tutto? Quando ne ho lavorato ore e mesa, 3 ore. Ma per fare cosa? Ah, niente dentro, perché se tutta cosata, tutta. Con l'aria che entra, tirando il grieto, fa 5 movimenti, racconto che un'asta che va avanti, l'alza una leva, passa l'altra, la strucca un altro coso che manda fuori l'aria, e i carabini che costa mezzo milione l'uno, si fa pagare, cioè, allora io riporto, adesso ormai si finiva che tiro a segno, poi sagre, poi fiere, si finiva, ma una volta che ne avevo anche 40 carabini, su una settimana, in Verona chi se stai più vicini andare a Milano, da Verona, da Milano, fino da Verona, da Vicenza, da Padova, da Friuli, da qua, fino a Trieste mi vengono. Mi faccio tutti i tocchi di ricambio, faccio tutti i pezzi di ricambio. E come l'hai fatto a imparare a conoscere? Ah, niente, comincia con una, comincia a studiare con una, ho visto come l'hai fatta, e dopo facevo tutto quanto. Quale era la prima che l'hai fatto? A Mangolini. Sì, ma chi era il proprietario, che a volta? Ah, qui, uno dei quelli dei fieri, poi tutta gente girava, tutta gente, sì, qui dei fieri, una volta che erano i carabini tradizionali che si qui che ti carichi a mano, così, no? Qui facevo ancora prima da potere, ancora facevo da giovane. E dopo venivo fuori qui, anche le automatiche, qui spara 60 cubi. Ad aria compressa? Aria compressa, col compressore. Guarda qua che ne ho un altro fascio, questo qua. Sempre di Vaera. Sempre di qui che gira, dice a Jesu, di sta. Queste case da Verona, questi qua. Sì. Quindi si può dire che lavora più poi ori che poi scacciatori ormai? Oddio, mai caranca e ori sono ormai, perché dice che la gente non spara più, adesso c'è uno sparare un carica, io mi dico 7-8 mila franchi, perché i soldi di questo è i prezzi, perché luce è questo e qui, io ti sanno che i prezzi sono su. Anzi che ne era uno Trieste che li faceva, adesso non li fa più, arrivi qua da me, io non ho tanto a parola, tutti i non stavi a morire perché sennò non mancate, non viene più nessuno che fa, sì, per aumentare il prezzo così? No, mi so sempre che io che faccio, non sono mai stato, sarei un signor se mi avesse fatto prezzi veri e propri, da lì che con tal ora, potrei essere un signor, infatti mi dice. Perché non conta l'ora, io? Ma io non sono mai stato uno di quelli che si era approfittato, sono sempre vissuto perché dico che ho mangiato un po', domani sarà un altro giorno. Sento cosa, non posso avere i signori, qui non posso perché? Avere. Perché vieni qua, ti rompi le scatole, magari ti fa perdere un'ora e mezza, e poi ti dice cosa vuoi da darghi, cosa vuoi domandargli, io non so cosa domandargli. Per me va bene la prossima volta, arrivederci, buongiorno. Te ne capita, me ne capitai 4 sul mercato su un giorno, e io te ho mia moglie. E dico, tu, se arrivo a 4, se viene un po' a retto, 4, ciappa qua, ciappa Ugo, ciappa qua 5 mila franchi, ho dovuto lavorare per niente. Per esempio, ieri altro, arrivo uno qua, 5 minuti che ha smontato un sciopo, una carabina automatica. E dice, qua come sa un tocco, dice, non so più, non so dove che va, non so dove che va. E dico, dai, ma cazzo, e lei ho smontato, che ho messo su. Io ho montato su, sciopo, contento e beato, ma dico, cos'è? Niente, dico, solo tutto, non te vuoi niente. Ciappa qua, mi ha dato 5 mila franchi. Ero messo 10 minuti e fa, visto. Prima uno con una macchina da qua in fondo, un signor, che tu capivo, io non te da niente, neanche se ti muori, ti dico. E se hai il conto, ti dice, beh, vero, che passo, pago, vengo magari settimana che c'è. Dopo passa un anno, magari si ricorda di me. Dai, tanti sono passati.